Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Speranza, da Benedetta Pisano ben ritrovati a Benedetta Tra le Righe, la nostra rubrica culturale in cui ci occupiamo sempre di libri, tradizioni, Abruzzo, e oggi siamo in compagnia di un ospite e quindi vi presento subito Mara Motta, una poetessa del nostro Abruzzo, della nostra regione. Benvenuta. Grazie, salve a tutti. Allora Mara, tu sei alla tua seconda pubblicazione, da poco insomma è uscito la tua seconda raccolta di poesie e si intitola In Absentia, quindi io ti voglio subito chiedere di questo titolo che è veramente molto misterioso. Sono passata da Poesie Scarlatte, che in effetti è un titolo diciamo abbastanza consueto, poesie d'amore, quindi Poesie Scarlatte. Sono passata a questo titolo perché ho avuto una maturazione, diciamo proprio poetica sentimentale, cioè sono arrivata a percepire tutto ciò che in questo momento storico, sociale ci preoccupa. Quindi il motore della mia poesia è sempre l'amore in tutte le varie sfaccettature, quindi è la mia forza proprio ancestrale che mi guida nello scrivere i versi. Però ho spostato un po' l'attenzione sull'assenza dei valori, dei contenuti che in questo periodo storico ci riguarda, ma non riguarda solo noi, riguarda il cosmo intero, riguarda il mondo, io direi. Quindi, ripeto, l'amore è sempre la forza ancestrale che mi guida nello scrivere anche su argomenti un po' più, diciamo, non forti, sicuramente, però più che ci impressionano di più, che ci danno più, io direi proprio disturbo emotivo. Perché in questi giorni, soprattutto che noi sappiamo tutto quello che stiamo vivendo a livello di femminicidi ed altro, ci tocca proprio, ci fa dire non ne posso più. Quindi una specie di vorremmo evadere, salvarci, avere un piccolo pertugio dove poter rifugiarci per avere un po' di serenità nell'anima. Quindi questo mi ha mosso a scrivere. Dunque io scrivo da poco, sono una poetessa di una certa, quindi devo dirlo, scrivo da poco, anche se la poesia è sempre stata in me, sempre stata un'amica, a volte anche una nemica, perché la poesia a volte è anche una sofferenza, però mi ha accompagnato per tutta la vita, sia nell'insegnamento che nella mia vita privata. Ho avuto l'urgenza di scrivere in questi, diciamo, 3 anni, perché ho scritto la seconda sigla a distanza di poco, da un anno e mezzo che era uscita già la prima. Ho avuto la necessità di finalmente rivelarmi agli altri, di rivelare tutto quello che sentivo, senza aver paura del giudizio, senza occuparmi dei commenti, mi sono proprio aperta agli altri. Ecco, e quello che ci colpisce è anche che tu abbia scelto la variante in latino. Sì. Come mai? Ho voluto dare un Allora, siccome mi dicono sempre che le mie poesie sono semplici, non semplicistiche, non è per deprezzarle, sono semplici perché sono d'impatto, arrivano subito al cuore e fanno riflettere. Allora, questa volta ho voluto proprio far riflettere. Come mai ho voluto che qualcuno dicesse, come hai detto tu, come mai in absentia? Perché? Perché se dicevo nell'assenza, sì, poteva essere incisivo, però non lo so, mi è sembrato un po' più volatile questo termine, in absentia è come dire, ma fammi vedere che significa, fammi vedere che cos'è. In absenza in effetti può essere definito assenze, mancanze, lontananze, cioè dobbiamo, certo. Quello che in effetti io percepisco, volevo che si percepisse, non l'ho fatto per essere un'aristocratica, io non uso la poesia come strumento di nicchia, non voglio essere la poetessa di nicchia, voglio essere la poetessa per tutti, quindi io uso termini, potevo anche essere un po' più, usare termini un pochino più sofisticati, andare alle ecobazie letterarie, sarei stata anche capace, però no, mi sono sempre imposta. Infatti quando scrivo e a volte mi viene un verso un po' più, dico no, lo snellisco, perché mi piace che arrivi soprattutto ai giovani. E la mia grande sorpresa è stata quando sono andata in libreria a chiedere come andasse il libro nelle varie librerie di Pescara e mi hanno detto: signora, vengono i ragazzi dai 18 ai 30 anni.
possibile, eppure io sono una donna di una certa età, pensavo la fascia di età fosse quella relativa alla mia, almeno certo. Diciamo a un 20, a una fascia di dai 50, dai 40, ai 60. Invece no, mi ha detto vengono i ragazzi e sono stata felicissima perché questo volevo, essendo stata un'insegnante per quasi 40 anni. E certo, e forse questo spiega anche un po' questa propensione sì. al latino, che certo, tutto certo. sommato per me è validissima, perché molto spesso è proprio lì dietro che si celano delle sfumature che noi in italiano dovremmo rendere con mille parole. Benissimo, proprio quindi, quello che volevo dire. E spero che sia ben accetto. Certo, è stato un rischio. È stato un rischio, come è stato un rischio l'immagine della, certo. della mia silloge, il dipinto. Non è che, cioè, in pratica questo è un paese sospeso. Un paese sospeso, infatti penso che si noti, che sembra che stia sulle nuvole, cioè il sì, cielo, un acquerello. E intorno però ci sono comunque degli alberi, i tronchi sono filiformi, come se io volessi intendere che dobbiamo proteggerli questi alberi, quindi sono alberi delicati, è come sono le persone sono delicate, le persone sono da curare, da accudire. Noi siamo da accudire, perché siamo tutti bisognosi di accudimento, quindi questo paesaggio sospeso mi dava proprio l'idea di quello che io volevo dire. E tra l'altro questo... della nostra pittrice, oltretutto abruzzese, sempre lei, Angela Di Teodoro, è una nostra bravissima e eccellente pittrice che fa diverse mostre, e mi è piaciuto questo. È meno di impatto della prima siloge. La prima siloge della Gerbaso è una donna con il viso quasi metà velato e con una mela a forma di cuore, perché quella è la poesia scarlata, poesia appassionata, è più forte, questa è più delicata, però è proprio quello l'intento. Certo, si percepisce benissimo, anche perché questo abbraccio che tu descrivi di protezione si vede anche proprio dal fatto che questi alberelli sono intorno alla città, quindi... come se volessero circondarla e proteggerla. Esatto, è proprio esatto. quello era l'intento. Spero che si capisca. Sì, questa è la cosa bellissima della letteratura, dell'arte, che ci apre a una serie di significati che quasi a domino vanno avanti l'uno dopo l'altro. Infatti poesia e pittura secondo me sono nettamente connessi. Infatti io ho partecipato e anche proprio organizzato degli eventi di vernissage e di poesia. Cioè autori che esponevano i quadri e poeti che declamavano le poesie, perché questa è un'affinità secondo me assolutamente congeniale. Hai ragione, è un tipo, sono due tipi di arte. Cioè in fondo il pittore sottili. Mette col pennello, ci fa vedere i sentimenti che prova, noi con i versi facciamo lo stesso, cioè e mettiamo in evidenza tutto quello che abbiamo nel cuore, che urge esatto, dire. Esatto, sì, anche perché sono proprio due tipi di arti sottili che si vanno interpretati, che lasciano l'interpretazione del lettore e di chi guarda, perché tutto va interpretato soggettivamente sì, assolutamente. Poi guardando o leggendo ci caliamo e ognuno di noi poi riferisce a se stesso, a quello che ha dentro, a quello che vorrebbe in qualche modo soddisfare come urgenza emotiva, il dipinto sì, oppure il verso. Assolutamente la potenza certo. dell'arte. E noi ci fermiamo però soltanto un breve momento per una pausa musicale, ma torniamo qui con Mara Motta a raccontare la sua nuova raccolta di poesie. Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice, piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia, ci sarà e forse esiste già al di là dell'orizzonte. Vorrei rinascere.
cominciare insieme, come se non sentissi più dolore. Ma tu hai tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso. Solo per un rimpianto ci sarà. Sciolga il sole come sa fare con la neve, ci sarà. Abbiamo ascoltato una poesia anche per te di Elisa dalla sua splendida voce e vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato solo adesso su Radio Speranza, che siamo qui a Benedetta Tra le Righe con Mara Motta, ci sta raccontando la sua nuova raccolta di poesie. E allora Mara, ti chiedo immediatamente, tu hai una poesia che spiega un po' questa raccolta, sì. Puoi leggercela? Spiega proprio perché in absentia. Perché intanto, dicendolo a parole, poi a versi, sembra che oggi non ci sia più quel desiderio di coltivare la gentilezza, non si cerca più la bellezza, non si ha mancanza di sentimento, di solidarietà, di voglia di cercarsi con gli occhi, di guardarsi negli occhi. La gente si urta, non, magari per strada non si chiede neanche scusa, neanche alza i piedi, alza gli occhi dai propri piedi, quasi che ci fosse un segreto da nascondere, perché forse alzare lo sguardo verso l'altro significa il confronto fa paura oggi, c'è timore di esporsi e quindi in questo caso arriva la poesia colma, la poesia riempie, la poesia arriva e quindi in un certo senso la poesia aiuta, come diceva D'Annunzio, il verso è tutto. In absentia, non ignorare i vuoti, i momenti assenti, le virtuose vacanze della mente. Non ignorare le pagine bianche di un amore iniziato, di un'amicizia tessuta sulla tela di un ricordo. Nel transito improvviso fra sogno e veglia si trova la verità. Fai attenzione alle presenze, senza ignorare la pienezza dei vuoti che l'anima sente. Sembrerebbe un ossimoro, in effetti, la pienezza dei vuoti. I vuoti dovrebbero essere vuoti, dovrebbero essere queste mancanze. I vuoti sono pieni di mancanze, cioè sono pieni di questa voglia di vivere, questo desiderio di comunicare. Comunichiamo solo attraverso adesso i messaggi, i telefonini, i computer, cioè. Invece la comunicazione è quella che secondo me dovrebbe salvarci dalla proprio mancanza, dall'assenza di verità, di gioia, di sincerità, perché comunicare all'altro, confrontarsi, porta già conforto e quindi si condivide
sia la gioia che il dolore, e condividere significa già guarire. Io questo ho voluto scrivere umilmente con i miei versi, ho voluto dare un contributo per fare in modo che si crei un ponte fra i cuori, per ritrovare sia il silenzio dell'anima, che è utile per riflettere, ma anche per ritrovare e valorizzare se stesso. Valorizzando se stesso uno valorizza anche l'altro, quindi riconquistare una dignità interiore, quindi un riscatto morale. È una pretesa forse un po' forte, però io penso che, sentendola io intimamente molto molto distintamente, posso dare e posso mandare questo messaggio, che spero venga ricevuto nella giusta maniera. Infatti io scrivo per sciogliere le catene, per trovare un ponte fra cuore e ragione. Scrivo per quelli che si presentano col sorriso aperto. Scrivo per piangere e gioire, per finire di cominciare, per benedire quei pensieri, quelle parole, che rimarrebbero gocce di silenzio. Quindi per dire tutto ciò che tutti noi vogliamo dire, i sentimenti ce li abbiamo tutti. Tutti vorremmo esprimerli, magari il poeta ha la capacità immaginifica di poterlo fare. Quindi questo serve. La poesia è utile all'uomo come l'uomo è utile alla poesia, dico io. Perché è una parte che noi abbiamo dentro. Magari gli uomini sono meno propensi a esprimerle, a esporli. Però se noi donne, ecco questo è un fatto che cerco di dire con le mie poesie, se noi donne illustriamo il cammino, cerchiamo di essere proprio una specie di messaggero di questa nostra interiorità, anche l'uomo poi si avvicina. Io ho notato che molti adesso, ragazzi e uomini anche più grandi, si stanno avvicinando alla poesia. Assolutamente. È un momento che evidentemente è richiesta questa dimensione umana. Probabilmente c'è bisogno di queste parole, di questi concetti che vengono espressi con poche parole, poche ma parole. Che hanno grandi significati. E, a proposito di questo, come hai già detto, ti concentri all'interno di questa raccolta su ciò che non c'è. Su ciò che manca. E stiamo vivendo un periodo veramente storico, veramente difficile di violenza, di una violenza enorme che ci attraversa sia con la guerra, che per fortuna noi non viviamo sulla nostra pelle, ma che vediamo e soffriamo le persone che la vivono, e purtroppo la viviamo anche in un altro senso, la violenza di genere. E nella tua raccolta c'è una poesia proprio su questo tema. Su questo tema. Sull'amore che non c'è, in effetti. Non ti ama. Quel sorriso sempre regalato, sogno confessato, amore desiderato, gioia pura, tenerezza vera, generosa accoglienza. Tutto è stato rinnegato nel vostro letto, dapprima fatato, giaciglio di spine diventato. All'improvviso hai sentito il gelo di una mano insanguinata. Non temevi l'ira, il tuo cuore voleva ancora sentire la verità di un amore innamorato. Intanto diventava solo gelosia, possesso, mania. Troppo tardi, serrata la porta di quell'inferno che non avresti mai immaginato. Troppo tempo hai indugiato, sopportato mani crude sul viso accanite. Non hai sentito il peso di un cuore indurito da un delirante sentimento, eccesso indecente, atti perfidi, avvelenata storia. Dovevi andare, scappare da questo amore malato. Dovevi essere l'angelo che smaschera il peccato. Tutto si è concluso in un attimo folle in cui sei diventata fredda spoglia di un amore sbagliato. Il non amore. Io scrivo poesie d'amore, ma scrivo anche sul non amore, perché noi siamo concentrati nel cercare l'amore e a volte subiamo, noi donne, dei torti inimmaginabili nel desiderio, nella visione che abbiamo nostra, intima, di trovare l'amore vero, l'amore puro. Purtroppo a volte molte donne non lo trovano. In queste tre poesie che ci hai regalato oggi, io ho potuto notare una vena di malinconia. Vero. Che probabilmente attraversa tutta la tua raccolta. È così che ti sei sentita scrivendo queste poesie? Sì, ti ripeto, perché ho sentito in maniera proprio forte la tragedia di questi nostri anni, questi nostri periodi
non voglio dire anni, che poi sono anni, cioè di questa, soprattutto ho sentito che la società ha perso, è manchevole di tanto, anche verso i nostri giovani, guardiamo cosa fa, l'educazione ormai sembra un optional, il proteggere certi valori sembra superfluo. Le famiglie si stanno disperdendo perché non c'è più l'accudimento. L'accudimento che è fatto di parole, è fatto di accompagnare, di stare vicino, di mettersi seduti su una poltrona abbracciati. C'è sempre fretta, c'è sempre voglia di scappare, di andare, e si sfuggono anche i propri doveri. Cioè si cerca di eluderli con delle garanzie pratiche, dando dei doni, facendo vivere i figli nella ricerca di quello che può essere, che li può portare a essere far felici in breve tempo. Invece la felicità pure va custodita, va costruita. Assolutamente, assolutamente d'accordo. E io penso che sia questo il modo migliore per salutarci. Però oggi la vuoi sentire una poesia d'amore proprio? Beh, che bello, ce la facciamo. Ce la vuoi regalare, noi sì, ce la prendiamo. Perché non voglio farvi rimanere con questo... questo piccolo dispiacere, perché in effetti parlare di questi problemi crea un pochino di dispiacere. Ti ascoltiamo. Amandosi, sentirsi, capirsi, amandosi. Rallenta il respiro, il cuore a mille, uno scavo interiore, una riconciliazione primordiale, o riconoscersi dietro lo sguardo straniante, amandosi. Non sai dire, un fluido caldo, un soffio che sfiora, una voce che arriva, che culla l'aria, che profuma la stanza del tuo riposo, amandosi. Grazie a Mara Motta per essere stata in nostra compagnia oggi, per averci raccontato con il suo sguardo la società che vediamo e che viviamo tutti i giorni. Sì, c'è questa vena di malinconia, ma in fondo ce l'abbiamo tutti dentro di noi e tu l'hai solo espressa. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. E con gli ascoltatori di Radio Speranza ci ritroviamo qui a Benedetta, tra le righe, come sempre, fra 2 settimane. Ciao.